Buongiorno a tutti e bentornati sul canale. Siamo in partenza per le montagne della Val Travaglia in provincia di Varese perché vogliamo andare a conoscere una persona davvero speciale, un uomo che dopo il pensionamento ha deciso di ospitare in casa propria centinaia e centinaia di animali abbandonati, feriti, maltrattati di ogni specie. Si chiama Giancarlo Galli e la sua casa è diventata il rifugio Animali Felici. Dobbiamo ringraziare mio marito che ci ha fatto conoscere questa persona e ha proposto la gita di oggi. Colgo l'occasione per presentarvi Christian. Ciao a tutti. Va bene, il viaggio è lungo, noi partiamo e buona visione. Sono Galli Giancarlo, che vecchio, e 83, per me interessa salvare gli animali e sono proprio delle cose meravigliose. Noi dicono sì, bisogna proprio capire che cos'è la vita. E i giovani specialmente adesso fanno una fatica enorme per sapere che cos'è la vita. E adesso abbiamo 600 animali noi. 600? Sì, se abbiamo 600 animali, cioè l'ASL ci ha bloccato, no? Fatti capire perché abbiamo niente distorto, no? E niente, noi andiamo avanti e si va avanti. L'uomo in questo momento è su una strada pericolosissima e io non mangio carne da quando ho 22 anni, perché devo uccidere, devo mangiare un animale, ma stiamo scherzando, è una persona. Le persone che vengono sono tantissime, tutti i giorni, non era così qualche anno fa. Venga a vedere. Andiamo a vedere. Quindi insomma sono tutti conigli che hanno abbandonato le persone che esatto. Abitano nei dintorni. Esatto. Addirittura. Per non ucciderle o per non eccetera, te le portano. Ciao Stella, vieni. Si fidano, non è un problema. Da noi si fidano per fare quello che vuoi. E guarda, sono lì che aspettano. Sì. Bellissimo.
Ma come è iniziato tutto? Una sera che andavo a casa sulla strada, ho visto che c'era una specie di cartone, cosa, dove c'era una piccola mucca, ma piccola, e mi sono detto: cosa fanno con questa? Non stavo neanche in piedi, e mi sono detto: io la prendo e la porto via. Però arrivato a casa ho detto: cosa ho combinato? No? Però la mattina dopo sono andato dal padrone e gli ho detto: guarda, io le ho rubato questo animaletto, però lo vorrei tenere. E ma mi costa così, così, quello che costa lo pago. Niente, quello che ho portato a casa, e da lì è cominciata la storia. Dopo sono venuto qui, che c'era solo tutto il bosco, eccetera, ho portato due galline e avanti Savoia. E avanti? Avanti Savoia. E adesso più di 600. Ma adesso mi puoi, resti qua, eh. Il 601. Cinghiali? Sì. Caspita. Sì. Ma sì. Sono liberi? Sono liberi. Ma non fanno niente. Sì, guarda. Sì, sì. Adesso gliene faccio vedere qualcun altro. Che queste qua, dopo fatta la festa, sì, la cerimonia, dopo due mesi muoiono perché non ce la fanno volare. Wow, quante colombe dei matrimoni. Vogliono essere coccolati. Animali domestici che convivono con animali selvatici, da cortile, tutti insieme senza problemi. Questi animali hanno tutti una caratteristica in comune: sono state in difficoltà. Il signor Giancarlo consente a tutti di visitare il suo rifugio gratuitamente, basta avvisarlo in anticipo, e comunque c'è la possibilità di lasciare un piccolo contributo o qui direttamente in una cassetta o tramite il sito internet con un link. Andiamo ragazzi! Ma
quanti volontari circolano in una giornata qua in media? 5-6 persone che lavorano qua al giorno. Ho preso soprattutto. Questi sono dei piccoli di tacchino. Qui dormono i cani. Sì. E la loro casa. Sì. Alla sera. Alla sera vengono a dormire qua. È bello fresco. E guarda quanti lettini. Sì. E adesso è l'ora della cena. Dunque adesso stiamo aspettando che tornino tutti i cavalli e tutte le pecore e le capre per la notte. Dovrebbero passare proprio da qua. Questa è la storia di Giancarlo e del rifugio Animali Felici. Lo ringraziamo tanto perché è stato gentilissimo con noi e ringrazio voi per averci seguito in questa bella esperienza. Ci vediamo alla prossima!